Ecco, siamo con mister Frisia del Rapallo. Mister, finalmente si sblocca il risultato a favore vostro dopo una stagione un po' così altalenante. Guarda, io ti dico una cosa, da quando sono arrivato io noi abbiamo sempre fatto delle prestazioni di un certo tipo. La cosa che mancava veramente era il risultato, in qualche partita al di là dei nostri demeriti, perché la partita di forza e coraggio è stata veramente una cosa incredibile. Oggi la differenza delle altre prestazioni è stato anche il risultato che ci ha premiato. Ma ti posso dire che questi ragazzi lavorano in settimana veramente tanto, non hanno mai detto niente, siamo in una situazione non bella, abbiamo giocato una partita vera, risultato strameritato, secondo me il nostro campionato inizia oggi. Ecco. Sperando, ti dico la verità, che magari in qualche situazione un pochino più di fortuna, tra virgolette, ci possa arrivare. Ecco, forse in questo periodo in cui sei stato alla guida tecnica hai lavorato molto sul discorso mentale. E questa partita può dare la svolta a questo, perché era uno scontro diretto per rientrare in gareggiata per la lotta al salvezza, e forse da ora i ragazzi a livello mentale possono dire di più sul campo. Sì, ti dico, sicuramente il risultato ci dà una mano enorme, ma io non è che posso dire qualcosa ai ragazzi fino ad oggi, perché le ultime tre partite, anche con l'Albenga domenica, la prestazione l'abbiamo fatta di un certo tipo, ma con la Cairese, e che abbiamo finito in otto, ricordiamocelo, e col Forza e Coraggio in maniera clamorosa, e a due partite sicuramente da non finire a zero punti. Ma infatti oggi si è visto che i ragazzi in campo a livello tecnico hanno fatto una bellissima partita. Infatti la partita di oggi è solo continuità rispetto a quelle precedenti. Purtroppo precedentemente il risultato non è arrivato, ripeto, anche non per demeritare nostro, oggi è arrivato, è sicuramente una lezione di fiducia enorme, però non è che i ragazzi da martedì cambiano lavoro di lavorare, loro hanno sempre lavorato veramente al 100% bene, e io posso solo fargli veramente un applauso. Ecco, possiamo dire che è una classifica bugiarda, se vogliamo, ecco, per quello che c'è nel tasso tecnico, dico, della sulla squadra. Sulla parte precedente non entro nel merito e non voglio neanche entrarci, da quando ci sono io è molto bugiarda, ma oggi siamo una squadra, siamo comunque una squadra vera, una squadra che sa lottare, che sa giocare a pallone e che sicuramente può andare su ogni campo a dire la sua. Poi vedremo quello che sarà il futuro. Ecco, venendo alla partita, siete partiti forti, la prima mezz'ora tutta era pallo, avete trovato anche il gol, poi un po' il calo c'è stato, anche forse quel discorso mentale, la paura. L'ultimo quarto d'ora del primo tempo ha giocato un po' il finale di più. Siete ritornati in campo con la mentalità giusta, perché avete sfruttato subito dopo 4 minuti di gioco il contropiede che si è creato e avete dato il 2-0, la mazzata per portare la partita a casa. Hai detto tutto te, nel senso che hai fatto la disamina perfetta. Noi, ti dico la verità, oggi abbiamo giocato anche con la paura, perché onestamente veramente era quasi l'ultima spiaggia, perché perdendo oggi qua saremmo andati veramente a 8 punti, sarebbe stato veramente difficile recuperare. Per cui a un certo punto c'è subentrata qui, io nel spogliatoio ho detto: ragazzi, non dobbiamo giocare con la paura, giochiamo in casa, sappiamo giocare, siamo una squadra vera, dobbiamo giocare a fare il secondo gol e non aspettare, alziamo il baricentro e andiamo a prenderli. Abbiamo avuto la fortuna e la bravura di far gol dopo 4 minuti e a quel punto la partita l'abbiamo gestita, secondo me, in maniera egregia. Va bene mister, grazie. Grazie. Per il proseguo. Grazie mille.